Salve a tutti gente, qui è Golden Virginia per Strategy Games Italia, siamo su War Thunder e quest'oggi andremo a vedere un piccolo tutorial su quelli che sono i componenti da poter installare sui nostri aerei e quindi gli upgrade da poter inserire. Allora, una piccola premessa, nella parte destra dello schermo noterete che c'è per l'appunto l'esperienza dell'aeroplano. Per poter comprare i componenti da installare sull'aeroplano sarà necessario aumentare l'esperienza del velivolo. Per aumentare l'esperienza è necessario giocarci. Considerate però che non è necessario maturare tantissime esperienze. Infatti, come vedete, io ce l'ho meno della metà, eppure sul mio aereo ho potuto upgradare tutto. Una piccola nota: quando andrete a fare tutta l'esperienza dell'aereo, sappiate che perderete il bonus di livellamento per 5, cioè otterrete 5 volte in meno l'esperienza e i soldi che ottenete invece con un aereo che non è livellato. Paradossalmente, quindi, se avete un aereo che è fullato in esperienza, perderete il bonus del 5. Gaijin ha deciso di fare così, boh, non so per quale assurdo motivo, probabilmente per indurci a giocare con tutti gli aerei di War Thunder e non solo con uno. Detto questo, andiamo a vederci i componenti che trovate selezionando il vostro aereo su questo iconcina che è l'icona delle armi. Allora, cioè piccola premessa, vediamoci un po' tutto il menu. Allora, nella parte alta abbiamo Bu Fighter, quindi il nome del nostro aeroplano, l'icona e tre sopra sottomenu, insomma, dove possiamo tornare all'hangar, possiamo fare un volo di prova oppure avere delle informazioni riguardanti l'aereo. Queste informazioni sono per lo più informazioni storiche, che ci sono più o meno in tutti gli aerei ormai, non in proprio in tutti, ma quasi. Dopodiché abbiamo una sezione premium. Nella sezione premium cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità di sbloccare il backup plane. Il backup plane è una sorta di bonus che ci permette di giocare con lo stesso aereo per 2 volte nella stessa partita. Quindi sto parlando ovviamente di partite arcade dove io col mio Bu Fighter vado, inizio la partita, mi schianto. Se ho il backup plane potrò riutilizzare lo stesso aereo nella stessa partita avendo il backup plane sbloccato. Attenzione però che questo bonus è sbloccabile una sola volta, nel senso che se poi voglio riutilizzarlo per un'altra partita dovrò ricomprarlo. Ecco dove sta la fregatura. Dopodiché abbiamo il talismano. Talismano invece è la possibilità di poter ottenere il massimo dell'esperienza, quindi il 100% dell'esperienza con l'aereo selezionato. Questa opzione praticamente è quella degli aerei premium, però attenzione al riguardo, ve lo faccio vedere in un attimo, che se andiamo su un aereo premium che dobbiamo comprare, ovviamente l'opzione talismano non c'è, ma nel momento in cui andiamo a prenderci un aereo tra virgolette in regalo, tipo il D521, ecco che l'opzione talismano è da sbloccare, quindi il regalo non proprio, cioè fino a un certo punto. Vabbè, detto questo, torniamo a noi. Allora, tornando a noi, passiamo sotto e abbiamo l'offensive armament. Cos'è l'offensive armament? Praticamente sono le mitragliatrici e i cannoni che sono presenti sul nostro aereo. Ci porta il numero di mitragliatrici, il numero di cannoni e il calibro di essi, ovviamente. Nel secondary weapons invece avremo le armi secondarie. Le armi secondarie sono sbloccabili con l'acquisto dei componenti e ci permetterà di installare ad esempio i siluri, i missili o le bombe. Ovviamente dipenderà dal tipo d'aereo, avranno più cose sbloccabili o meno cose sbloccabili. Dopodiché abbiamo la sezione riguardante invece i mitragliatori e le torrette e i cannoni. Nel mio caso, ovviamente, ho 3 tipi diversi di calibro, dipenderà tutto dall'aereo che sceglierete. E da questi sottomenu è possibile scegliersi le munizioni da installarsi, che poi però vedremo con più calma dopo. Ora passiamo alla parte più interessante di questa prima parte di tutorial, dove avremo una parte dedicata alle prestazioni di volo o performance flight, dove praticamente ci darà la possibilità di sbloccare componenti che riguardano il miglioramento della manovrabilità e della velocità del nostro aereo. Questi componenti riguardano ad esempio la fusoliera oppure il motore. Generalmente in tutti gli aerei del gioco sono molto simili tra loro, ci sono piccole differenze, però non sono tanto eclatanti da dover fare tutorial specifici per ogni aereo, quindi prendetela alla buona. E quello che c'è da sapere è che passando il cursore sopra ogni componente saprete, avrete informazioni al riguardo,
quindi saprete quale tipo di bonus vi comporta installare questo componente e soprattutto il costo di riparazione, perché ogni volta che andrete a comprare un nuovo componente aumenterà il costo di riparazione dell'aereo. Ovviamente le cose andremo a migliorare, ognuno migliorerà una cosa a sé, però generalmente andremo a migliorare la velocità massima che trovate qui a destra, il tempo di rotazione e il tasso di salita, quindi sono parametri fondamentali per la manovrabilità. Per la sopravvivenza andremo a migliorare invece due parametri, uno è la resistenza del nostro aereo, andranno praticamente a, a incidere sulla struttura del nostro aereo. Attenzione che tutte queste componenti di cui vi sto parlando non avranno, cioè non avrete riscontri nella skin del vostro aereo, cioè il vostro aereo rimarrà identico a prima. Però in realtà la vostra manovrabilità cambierà radicalmente. Per quanto vi dicevo, quindi, quanto riguarda la struttura, avrete dei cambiamenti sia, sia nel peso. E ovviamente automaticamente lo avrete nella manovrabilità, aumentando quindi le velocità, aumentando il tasso di salita, aumentando i tempi di rotazione. Infine la parte più, più importante no, ma comunque sicuramente molto interessante, che è l'armamentario. Nell'armamentario cosa succede? Nell'armamentario abbiamo la possibilità di sbloccare delle componenti necessarie per migliorare la nostra potenza di fuoco. E allora partiamo dal presupposto che, dove vedete questa sorta di iconcina con questi colpi, con questi proiettili, sono le componenti che ci permetteranno di sbloccare i vari tipi di munizionamento, quindi questi che abbiamo visto prima. E quindi per ogni calibro ovviamente avremo il suo slot, e quindi l'offensive 12 mm, nel mio caso 12 mm, il 20 mm che ce l'abbiamo qui, e poi la torretta che invece ce l'abbiamo qui. Queste altre icone invece, dove ci sono i nuovi cannoni, le nuove mitragliatrici eccetera, sono invece componenti che ci permetteranno di aumentare l'efficacia delle nostre mitragliatrici, dei nostri cannoni, andando a aumentare la densità di fuoco, oppure facendo in modo che il tempo di surriscaldamento, quindi di inceppamento dell'arma, sia aumenti di un po'. Infine abbiamo la parte dedicata invece all'acquisto delle componenti che ci permetteranno di installare le armi secondarie che abbiamo visto prima, quindi i razzi, le bombe, i siluri. Ogni componente ovviamente sarà specifica per un tipo di arma secondaria, basta passare il mouse sopra il componente e vi dirà cosa si possono installare con quelli. Ad esempio in questo caso l'MK2 mi permetterà di installare il siluro, va bene? Allora, detto questo, per quanto riguarda le armi secondarie, ho da dirvi un'ultima cosa, ossia, quando voi andate a installare il componente aggiuntivo, fate attenzione perché nel selezionare ad esempio un siluro, ma anche i razzi e anche le bombe, avrete dei malus. Come potete vedere ci sono delle scritte rosse, quelle scritte rosse riguardano soprattutto la manovrabilità. Perché? Perché ovviamente installando un missile, installando un siluro, installando una bomba, aumenterete la massa del vostro aereo. E quindi il vostro aereo ne risentirà nella velocità, nella manovrabilità in generale. Per questo motivo, consiglio personale, se volete installare qualche componente aggiuntivo per le armi secondarie, andate a scegliervi anche qualche componente che riguarda l'aumento della manovrabilità, in modo tale da compensare le due cose, altrimenti rischierete di trovarvi con un aereo che spara 2 milioni di colpi al minuto, è una mega arma da fuoco, solo che è praticamente immanovrabile e quindi prima di riuscire a colpire qualcosa dovrete sudare 7 camicie. Per questo consiglio personalissimo, cercate di compensare le due cose. È vero che sono molto costose, soprattutto a livelli un po' più alti cominceranno ad avere prezzi abbastanza alti, e per questo motivo un altro consiglio che vi do è cercare di installare questi componenti solo su aerei che vi piacciono tanto, quindi siete sicuri di utilizzare più volte. Perché se andate a installare componenti su tutti gli aerei che possedete, vi assicuro che sarà una bella spesa, una bella sudata. Bene, con questo direi che è tutto. Se avete domande, commenti e tutto quello che volete, scrivete direttamente in questo video, che cercheremo di rispondervi il più presto possibile. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, veniteci a visitare sul nostro portale www.strategygamesitalia.eu. Da Golden Virginia è tutto, un saluto, ciao!